Ciao ragazzi, ragazzi, eccoci ancora una volta, finalmente arrivati con un nuovissimo episodio di Spilling the Tea with me, Cristiano Cervini, e come promesso stasera andremo a reagire, guarderemo insieme il ritorno in televisione di Chiara Ferragni e più precisamente la sua primissima intervista TV a Che Tempo Che Fa da Fabio Fazio, dopo che è scoppiato tutto lo scandalo del suo Pandoro, delle uova di Pasqua, della forse fake separazione dal marito Fedez. L'intervista inizia alle 21, quindi ci sposteremo sul nostro divano e la guarderemo insieme. Ho deciso di fare la reaction perché, siccome poi sarà già sera e quindi sarà tardi, non avrò voglia di registrare un video da capo di notte e non voglio far casino per i vicini di casa. Quindi qual modo migliore se non ascoltare in diretta insieme le sue parole? Ma prima vi devo dire che lei ha pubblicato oggi pomeriggio queste Instagram stories e le voglio leggere insieme a voi. Per esempio questa, dove ringrazia tutti e scrive: grazie per tutti i messaggi, probabilmente mi impappinerò, parlerò troppo velocemente e balbetterò, ma sono agitata ed è giusto e normale anche così, vi voglio bene. E qui ci può stare, perché comunque è, come ho già detto, la sua prima intervista televisiva dopo tutto sto scandalo. Chissà, magari sei agitata perché non sai quale domande ti verranno poste? Non penso, però comunque è normale avere un po' di caghetta, ma mi voglio concentrare anche su quest'altro suo scritto. Non è un momento facile, sotto nessun punto di vista. Tremo di paura, piango e va bene anche così, perché sono io e sono vera. E se stasera non sarò perfetta come cerco sempre di essere, amen. La perfezione è un'illusione, voglio essere me stessa con tutte le mie fragilità. E io qui ne voglio approfittare per mandare un messaggio a Chiara, che non ascolterà mai, però a noi non ce ne importa nulla della perfezione. Tutto questo pensiero della ricerca della perfezione, bisogna essere perfetti, devo sempre fare cose perfette, non ci interessa. Noi vogliamo le persone che in un modo o nell'altro sono come noi, nessuno di noi è perfetto. Quindi tutti sbagliamo, tutti ci impappiniamo, tutti abbiamo ansie, tutti abbiamo paura, tutti passiamo momenti down come momenti top. Io mi sento di dire: fai questa intervista essendo vera, non perfetta, e io spero, e qui lo dico e lo ripeto, che grazie a questa tua nuova intervista si possa imparare, si possa capire determinate cose che fino a questo momento non sono state affrontate. Io la vedrò insieme a voi perché spero, anche se ho qualche dubbio, che parleranno di molte cose, però l'intro è iniziata anche abbastanza, salto temporale, ci vediamo insieme questa intervista. Non posso mostrarvelo, ma spero che la voce la sentiate, spero che questo video non mi sia bannato. Ho sentito dire che c'era attesa per questa conversazione. Beh, molta attesa. Dobbiamo capire cosa dice e cosa gli domandi. Lo dico per deludere sin d'ora, io non se ne abbia male nessuno, io non sono un magistrato, non sono un tribunale, non sono un prete. Vabbè, ne abbiamo parlato prima di questa cosa. Vabbè, speriamo che però qualche domanda un po' così malandrina sulla faccia. Io credo che non si debba deludere niente questa sera, e se mi posso permettere, penso che sia l'occasione per essere sinceri. Zitto! Questo incontro, in questi giorni ci sto riflettendo. Ci abbiamo pensato tutti, amo. Il problema di tutto è come tu puoi essere sincera, come tu puoi essere percepita come sincera. Perché su questo torniamo, secondo me. Quando vuoi. Perché nessuno più gliene crede. Parte la paura, il tremore. Tremavo un po', ma sto bene, dai, sono contenta di essere qua. È un periodo un po' tosto, sono stati 2 mesi e mezzo. Tutto va messo nel giusto contesto, diciamo, perché la mia storia è una storia piccola così rispetto alle tragedie che accadono ogni giorno nel mondo. Beh, questo oggi, stasera hai sentito cos'è. Assolutamente. No, ecco, quindi questo secondo me bisogna anche iniziare a relativizzare, no? Ma sì, ma vedrai. Diventa tutto per... Nessuno lo mette in dubbio questo. Diamo la giusta, senza offesa, ma diamo, no, nessuna offesa. Diamo la giusta dimensione alle cose. Certo. Diciamo che sono stati
mesi e mezzo tosti in cui mi sono trovata proprio al centro di un'ondata d'odio. E tu penseresti che una come me è preparata, no? Un'ondata d'odio del genere? Perché sono Chiara Ferragno. Sì, di odio, ma sì. Però pensare anche al di là dell'odio, quello ci sta. Pensavo che tu fossi preparata anche a immaginare che le cose potessero andare. Beh, insomma. Niente ti prepara alla violenza di certi attacchi, quando senti veramente che sei attaccato da tutte le parti è stato difficile anche per me, che sono una persona iper preparata a queste cose, le ho vissute tante volte sulla mia pelle. Io ho detto a Chiara: Chiara, tu sei come Oppenheimer ha inventato la bomba atomica, tu hai costruito sui social la tua vita, la tua carriera, la tua storia che non ha eguali, quasi 30 milioni di follower, quindi insomma, di cui 12 fake. Non puoi non sapere che è una cosa molto pericolosa. Lo sai, cioè nel senso, io so, i social media sono fantastici quando tutto va bene, diventano un incubo quando le cose vanno male. Questo ne sei consapevole, lo sai. Beh, però dipende anche da quello che fai, nel senso, l'odio così gratuito, ovviamente no, nessuno lo vuole, nessuno lo merita. È una cosa che è stata un po' difficile. Ci siamo confermati la tua presenza, io ho detto magari ci ripensa, cioè ci starà anche. Invece, devo dire, ma no, è la sua occasione questa. Ci credo. Dai, si parte. La beatificazione, spero di no, nel senso, ok? Raccontare tutta la sua vita. Ma veniamo al succo. Il fenomeno che tu hai costruito, Oppenheimer. Poi improvvisamente, un anno fa tu eri a Sanremo. Avevo appena finito Sanremo, no? Poi improvvisamente tutto è cambiato. Arriva la vicenda del Pandoro. Ah. E poi adesso la vicenda di Federico. Mm-hmm. Che cosa è successo? Cioè, come è potuto tutto ciò improvvisamente? Fermi, zitti. Per me c'è proprio uno spartiacque che è questo 15 dicembre 2023 in cui c'è stata questa sentenza dell'antitrust, perché fino a quel momento io pensavo di aver fatto delle classiche operazioni commerciali legate ad operazioni di beneficenza in totale buona fede e pensavo di non aver fatto niente di sbagliato. In quel momento mi sono resa conto che evidentemente se alcune persone avevano frainteso le mie intenzioni, avevano frainteso qualcosa che avevo detto o scritto, vuol dire che le cose potevano essere fatte in un altro modo, potevano essere fatte meglio e dette meglio. E quindi questo è stato un po' un momento. Beh, scrivendole. Che ha iniziato tutto questi mesi. Senti, ho detto che, lo ribadisco, che per rispetto di tutti gli organismi deputati a indagare non voglio entrare in nessun modo nella vicenda. Però si è parlato, come sai, tu hai parlato in un primo tempo di errore di comunicazione. In realtà quello che viene contestato è che ci sia stata una comunicazione che ha indotto a credere a coloro che compravano il Pandoro che una parte di quel ricavato andava a beneficenza. Bravo, finalmente. Regina Margherita, no? A cui hanno parlato di sistema, sono andati a vedere altri precedenti. Altri marchi, no, altre cose dopo. La donazione era già stata fatta. Ok. All'ospedale Regina Margherita, sì. Cioè erano stati già versati in fase contrattuale abbiamo chiesto 50.000 euro, no? 50.000 euro già chiesto in fase contrattuale, abbiamo chiesto noi che venisse fatta anche questa donazione che era collegata a questa donazione. Quindi che bisogno c'era poi di scrivere questa cosa? Per noi era una cosa che a me faceva piacere, volevamo comunicarla. Ma era posizionamento. Beneficenza a volte, quando la fai pubblicamente, può creare fenomeni di emulazione, può anche accendere un faro su... Sì, questo è vero. È successo più volte, è successo a Sanremo. Io quando ho iniziato Sanremo, quando ho deciso di prendere l'incarico di co-conduttrice, ho deciso di devolvere il mio intero cachet a un'associazione. Ho scelto l'associazione DIRE, Donne in Rete contro la Violenza. E noi ne abbiamo parlato. Quello che stupisce è che una che la comunicazione la conosce come te, e proprio per tutte le cose che avete fatto, ma perché cadere in questa... Oh, esatto! Questa, cioè nel senso che... Però la comunicazione non era chiara, se no non staremmo a parlare. No, cioè, staremmo a parlare. Deve essere fatta meglio, assolutamente. Non staremmo a parlarne, se non ci fosse... Se ci avessero compiuto... Secondo te qualcuno può essere stato indotto a pensare che comprando quel Pandoro effettivamente facesse beneficenza? Effettivamente, se c'è stato un fraintendimento, delle persone hanno capito male le cose, potevano essere fatte meglio. Di questo mi spiace tantissimo, perché evidentemente... Se ne potevano accorgere prima! C'è stato un errore. Ancora. Beh, questo ti fa onore. Da influencer, che percezione hai di te adesso? Come la dici? Se tu dovessi dare un consiglio a Chiara Ferragni, che le diresti?
Comunque di non cercare di essere sempre forte tutta ad un pezzo e perfetta, di togliersi l'idea, questo da anni che sto cercando di farlo, di un'idea di perfezione, che tutti sbagliamo, tutti E l'ho detto prima, non vogliamo la perfezione, basta, non va più di moda la perfezione. Ma non pensi che però adesso, diciamo, rapporti commerciali e beneficenza devono viaggiare su binari paralleli? Adesso c'è una normativa anche più chiara per questo tipo di operazioni, però sì, io l'ho detto anche io 3 giorni dopo che è scoppiato questo caso Balocco, ho fatto un video perché io ero terrorizzata dal non dimostrare la mia buona fede, cioè io volevo che le persone sapessero che quello che era stato fatto, se anche c'era, se le cose potevano essere fatte meglio, c'era buona fede. Quindi io mi sono messa qua a fare questo video che poi è stato Lo imputa lì. analizzato, sì, cioè io mi ero anche truccata, pensavo anche di essere truccata decentemente, cioè l'ho Ah. fatto apposta struccata, eccetera. No, non era truccata, dai. Ancora frainteso, io restituisco O subito era quello truccata che già malissimo. hanno guadagnato, perché io voglio dimostrare la mia buona fede, chiedo scusa e non faccio mai più operazioni di questo genere, che non sono mai state più fatte da quel momento in poi, perché comunque sono Beh, troppo, ci se chi non fa credo. impedimenti è sbagliato farlo, io non mi voglio più trovare in questa Non ci situazione. mancherebbe. Quindi col senno di poi, sì, erano meglio scollegarle. Senti Chiara, Ma non era meglio scollegarle, secondo me, bastava essere sinceri. questo poi un Kleenex. No, ce l'ho, me lo sono portato. Bravo. E quando in questi giorni, cioè, tu hai raccontato tutto di te, di voi, tutto, dall'ecografia a qualsiasi cosa. Però infatti sbaglio, perché io ho raccontato tanto, ma non tutto. Cioè, tu sapessi, cioè, secondo me tante persone pensano che quando pubblichi tanto, quando sei una persona social come me, che ho pubblicato tanto della mia vita, certo, comunque rinuncia a una parte della tua privacy. Quindi in realtà non c'è una differenza fra il mondo virtuale, quello che fai vedere, e la tua vita. Cioè, Cioè, per quella te il virtuale e la realtà sono la stessa cosa. è una piccola parte della mia vita, nonostante sembra immensa, Però però. quella parte che tu ci mostri No, coincide con io la realtà. sono io autentica, cioè chiunque mi conosce mi dice ok, quella è una piccola parte di quello che sei. Insomma, unico. Cioè, esce la notizia improvvisamente di questo momento di allontanamento, spero che sia un momento di allontanamento fra te Fedez. e Federica. Federico, cosa hai detto? Vediamo, non so. Vediamo, non so. Ok, non mi permetto ovviamente di aggiungere nulla a tal proposito, ma Come la cosa che è vediamo? stata detta non è stata peccato, ah, meno male, finalmente, mi dispiace, qualsiasi cosa si poteva dire. Invece è stato detto è una strategia, cioè per Beh. cui, torniamo a Oppenheimer, è come se fosse impossibile, proprio per questa coincidenza fra mondo reale e mondo virtuale, Sì, si pensa sempre che ci di sia che un personaggio dietro lo schermo sia un personaggio artificiale, quindi dietro qualsiasi mossa io faccio si pensa sempre che ci sia un pool di esperti, qualcuno che mi consiglia, io stratega Però è che vero, decido quando cioè che abbia la andare avanti. squadra per risollevare le sue sorti, l'immagine, cioè è vero, è uscita la notizia. Non è così, cioè mi piacerebbe essere una stratega tale. Cioè. Molte persone hanno pensato che fosse una strategia Così, perché loro non sì, hanno detto niente al riguardo. Vabbè, comunque mi piace come è vestita. rinuncia alla tua privacy, e quindi quando nei momenti in cui tu chiedi privacy è E difficile questo è un altro annullarla. discorso ancora, però è chiaro che quando tu costruisci un mondo parallelo fatto di immagini private, però sono costruite, nel senso che sei tu che decidi di Sì, è metterle una decisione online, personale. personale, qualunque cosa di privato accada, uno pensa che faccia parte di quel racconto che tu hai in qualche modo scritto, di quella No, non è narrazione che hai così. voluto. Dipende E in questo caso ti chiedo, dalla situazione, che lei in questo se fosse caso vera, come ha esci? avuto quello scandalo. Vorrei vederlo anch'io, Ma quindi fatemi vedere se ha la fede, a proposito di cercherò di essere tutto. più autentica. La cosa è che questa famosa tuta grigia, cioè anche quello è diventato strategia. Cioè Vabbè, ti metti c'è una un tuta video grigia, uguale spiccicato a quello che ha fatto. sì, era la tuta che avevo. Vuoi sembrare spenta, vuoi No, fa sembrare. ridere tutta questa dietrologia dietro questo video perché veramente ero vestita così da sabato, questo l'ho fatto lunedì mattina e basta, mi ero anche truccata, infatti si vedono un po' gli occhiali così, però mi ero anche truccata a modo mio e invece sembrava naturalmente Allora, scusa, hai una tuta sabato. che hai da 3 giorni. Ci sei qua di prima, Pensi a quindi sono truccarti per pronta. fare il video, ma non a cambiarti. Niente, nel senso chi vuole credermi è giusto che mi creda. Ci sono tante altre persone che non lo vedranno mai e non vogliono crederci, va bene così, io non posso riuscire a convincerle. Perché non rifaresti? Non rifarei questo tipo di operazioni, non legherei più. Continuerei a fare come ho fatto in passato, cioè ho attività benefiche, completamente benefiche, o attività commerciali che sono il motore comunque degli Ma interessi di scusate, due società, ma non posso raga. legare le persone, Ma quindi invece di dire questa roba, sarebbe poteva. stupida legarle
In passato bastava che appena uscita la polemica da Selvaggia rispondere: guarda, sei sbagliato, la verità è questa, questa è questa. Abbiamo fatto beneficenza ma in un altro modo, punto. Così, bastava far così. Tu lì per lì non ti sei accorta che potesse succedere questo? In quel momento no, assolutamente no. Ma è un anno che Selvaggia ne parla! Ci sentiamo perché siamo due persone adulte che... No, sono lasciati davvero, raga. E quindi naturalmente non è che da un giorno all'altro chiudiamo i conti, eccetera, e chi si è visto, no? È un periodo di crisi, ne abbiamo avute anche in passato. Meno male che non abbiamo saputo quelle cose, perché no, dico, se no... Te non le sapevi, Fabio. Abbiamo avuto anche in passato, questa è una crisi un po' più forte, quindi vediamo, non so. Io che mi ero autoconvinto che fosse fake. Domanda idiota, ma tipo che una volta riprendere il telefono e lanciarlo non ti viene voglia. E ne avrà altri 50. Mi è successo anche questo a volte, cioè di non di lanciarlo, però di avere questo istinto. Ma tra tutte le domande interessanti che poteva fare, lanciare il telefono. Che consiglio puoi dare perché questa bomba atomica, come ti ho detto prima... È tutta l'intervista che la sta paragonando a Oppenheimer, ragazzi, rendiamoci conto. Ora, con tutto il rispetto, però, uno ha fatto la bomba atomica, è un po' diversa. Ci sarà da una parte la vicenda giudiziaria che andrà sul binario, ma poi c'è la vicenda tua, proprio personale, con te stessa, che riguarda invece proprio come uscire da questo momento, no? Da dove cominci domani mattina? Cioè, domani mattina, com'è la tua giornata? Cosa fai? Non lo so ancora, domani mattina andrò in ufficio. Guarderà tutte le cose che sono uscite su questa intervista, giorno, i commenti. L'ultima domanda stupidissima. Okay. È stato complicato scegliere il vestito per questa sera, per il discorso del grigio di prima? Sì, molto complicato perché non sapevo cosa mettere, faccio una cosa semplice però non troppo castigata, se no dicono che chissà che cosa sto facendo. È stato complicato. Grazie Chiara. Grazie mille. È già finita così. Raga, allora, l'intervista è questa. 25 minuti di niente. O meglio, aspettate. Di niente di nuovo. Perché ha ripetuto le cose che sapevamo. C'è stato, per quanto riguarda il problema del Pandoro Gate, il problema dell'errore di comunicazione, il video che lei ha fatto di scuse, non è stato preparato, ma anzi pensava anche di essere carina perché si era anche truccata. Con Federico c'è un momento di forte crisi, cosa che per la prima volta hanno comunque in qualche modo detto, ma Fabio Fazio non ne ha voluto parlare per privacy, per rispetto e per altre cose. Il problema dei social: quando tutto va bene, ma quando tutto va male, allora ci sono tantissimi haters. Nonostante tutto, i suoi follower l'hanno sostenuta. Ha pensato più volte di lanciare il telefono così dalla finestra e la domanda più importante è stata: hai avuto problemi nel trovare il vestito per venire qua? Questo è quanto. Questa domenica è stata molto deludente, iniziando dall'intervista di Barbara e finendo con questa. Ora, io avevo già fatto le premesse che secondo me non avrebbe appunto detto niente di che, però speravo, anzi io pensavo addirittura che non parlassero proprio del Pandoro Gate e della beneficenza, e quindi vabbè, però ormai c'eri, ora è vero che ci sarà chi di dovere, le sedi opportune, le persone, i magistrati e tutto, che decideranno come sarà, se sarà colpevole o se sarà innocente. Ma mi aspettavo una risposta un attimo diversa, un qualcosa di diverso, anche perché se ripeti c'è stato un errore di comunicazione, sono caduta dal pero, pensavo di aver fatto tutto bene, poi il 15 dicembre in realtà ho capito che c'è stato un errore, e se c'è stato un errore significa che quella cosa la potevo fare meglio. Non puoi continuare così, perché è vero che il 15 dicembre ti è arrivata la cosa dell'antitrust, ma se ne parlava già da un po', soprattutto Selvaggia Lucarelli, fin dall'inizio ha tirato in ballo questa storia dell'errore di comunicazione. Tutti i siti hanno tirato in ballo il fatto che se compravi il Pandoro facevi beneficenza a tua volta. Quindi hai avuto un anno intero per correggere questo errore di comunicazione. Non lo so. Boh. Ok. Cioè,
Umanamente mi dispiace, perché comunque è pur sempre una persona, al di fuori dei social e tutto quanto. Però io ho guardato questa intervista, l'ho ascoltata attentamente insieme a voi, sono arrivata alla fine e ho detto, e ho pensato, quindi cosa sappiamo di nuovo? A cosa è servita questa intervista? Per farci dire povera Chiara sta male? Lo sappiamo che sta male, che non è un periodo bello, ovviamente, perché tutto ti sei rivoltato contro. Ma, ripeto, questa cosa dell'errore di comunicazione secondo me è una difesa debole, ok? Dacci qualcosa in più, dici veramente quello che pensi, dici veramente cosa hai detto ai tuoi collaboratori, non lo so. Il fatto, forse, allora, mi avete detto che il fatto delle mail private che sono state leakate non ne possono parlare perché sono delle prove e tutto quanto. Ok, va benissimo. Però raccontaci, io quando è successo questo ho chiamato i miei collaboratori perché veramente ero cascata dal pero, non sapendo niente, e ho chiesto spiegazioni e mi hanno detto che abbiamo sbagliato determinate cose. Dimmi, non lo so, dai la colpa a qualcun altro e di io sono innocente perché non pensavo. Ma sta roba, anche ora scusate perché sono passati un po' di mesi, sono passati un po' di episodi di Spilling the Tea dedicata a Chiara e tutto quanto, ma il fatto delle 50.000 euro donate da Balocco, lei ha detto, mi sembra di ricordare, lo abbiamo voluto noi. Però, ripeto, mi sembra di ricordare che era Balocco che gli aveva detto, guarda, noi si fa così. Poi chiamiamo te come testimonial delle uova di Pasqua. E il team di Chiara Ferragni poi ha risposto, no, aspetta, associaci anche a noi alla beneficenza. A me sembra di ricordare così, che poi Balocco aveva risposto a sua volta, attenti però con questa comunicazione della beneficenza, perché è un attimo che la gente può capir male. Raga, i video ci sono. Non lo so. Per il fatto di Federico mi dispiace, ok, che sia vero il fatto che sono in crisi. A quanto pare è vero, quindi, e Dagospia aveva ragione, che lui sia andato via di casa. Non hanno detto che si sono anche rivisti più e più volte, cercando di risistemare le cose, ma penso che sia normale, insomma, non gliel'hanno chiesto e non gli hanno chiesto neanche, ma San Valentino, allora cosa è successo? Era un'ultima prova per vedere di sistemare il tutto e non è andata bene? Poteva chiedergli tantissime cose Fabio Fazio, al di là dell'antitrust, al di là delle cose giudiziarie. È stata secondo me un'occasione sprecata, lo posso dire? Fatto sta, l'intervista è questa, è successo questo. Devo dire, l'outfit ha fatto bene a scegliere quello perché mi è piaciuto, a proposito dell'ultima domanda che le è stata fatta. Fatemi sapere voi qua sotto, tramite commento, cosa ne pensate. Se anche secondo voi questa intervista poteva essere evitata, anche perché ormai avevi già fatto quella del Corriere della Sera. E vi dirò di più, non è stata cancellata, secondo me è stata voluta per arrivare ad un pubblico maggiore, al pubblico generalista della televisione, per far sì di far presa sulle emozioni, no? Di chi magari era suo follower e poi l'ha mollata, di chi ce l'aveva contro ma un po' ignorantello, non segue molto i social e quindi andava per sentito dire. Secondo me è servita a questo, per lei, ma non so se ha avuto l'effetto sperato. Non lo so, fatemi sapere. Qua sotto i commenti sono sempre aperti. Mettete mi piace a questo video se vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto e mi raccomando, cliccate sulla campanella per non perdervi nemmeno una notifica di nuovo video. Per oggi è tutto, basta, ora vado a riposare. Ci vediamo domani, aspetto le vostre opinioni. Ciao!